Ciao, oggi è il terzo video dedicato al potenziamento del pensiero strategico e per farmi aiutare nel mio obiettivo del potenziamento ricorrerò a uno studio di Luigi Centurini, che è stato nell'Ottocento una figura di riferimento nel panorama scacchistico internazionale, specialmente relativamente ai finali. Quindi lo studio che vi proponevo oggi è rappresentato sulla scacchiera: il bianco muove e vince, una posizione in cui entrambi i giocatori hanno gli alfieri, e il bianco ha un pedone vicino alla promozione, però non riesce a realizzarla in quanto l'alfiere nero controlla la diagonale H2 B8. A questo punto, per risolvere il problema, bisogna estrapolare con un'analisi strategica della posizione gli elementi che la caratterizzano. Allora, il primo elemento che caratterizza la posizione è rappresentato dal fatto che il bianco, per vincere, dovrà in qualche modo riuscire ad andare nella casella C7 o B8 per allontanare l'alfiere dal controllo della casella B8 di promozione. Una volta fatto questo, il bianco riuscirà a vincere la posizione. Nella posizione iniziale, chiaramente l'alfiere C7 non può essere giocata, però il bianco può vedere che potrebbe tentare di andare in A8 tramite la manovra alfiere H4 F2 A7 B8. Però quella manovra qua è impedita dal nero, in quanto il nero fa tempo andare col re in A6 e controllare la casella A7 con il re in A6. Quindi le due minacce per vincere a disposizione del bianco, andare in C7 o andare in B8, sembrano da una prima osservazione a posizione impedite. A questo punto dobbiamo approfondire l'analisi strategica della posizione. E una cosa che possiamo notare è che quando l'alfiere si trova sulla diagonale G1 A7 e il re si trova in A6, a seguito di una mossa d'alfiere sulla diagonale, quindi o in E3 o in D4 o in C5, notiamo che in questa posizione il re non può muoversi. Non può muoversi in quanto perderebbe il re nero in A6, non può muoversi, perderebbe il controllo a casa A7 e il bianco riuscirebbe ad andare a A7 B8. Questo qua è un tassello abbastanza importante perché, dato che il re non può muoversi, dovrà muoversi l'alfiere e l'alfiere dovrà andare in una delle case a sua disposizione sulla diagonale che deve presidiare. E questo, abbiamo detto, è un elemento notevole della posizione. Un altro elemento notevole della posizione è rappresentato dal fatto che nella posizione iniziale, se l'alfiere nero fosse nelle caselle notevoli G3, F4 e 5, il bianco potrebbe attuare il piano di andare sulla diagonale G1 A7 guadagnando il tempo con le mosse, a seconda di tro si trova l'alfiere nero, o alfiere F5 o alfiere G5 o alfiere H4, in quanto l'alfiere non potrà mangiare l'alfiere bianco perché il pedone promuoverà. A questo punto l'alfiere dovrà spostarsi sulla diagonale presidiata e con quel guadagno di tempo qua l'alfiere potrà andare in A7 B8, in quanto il re nero non potrà presidiare la casa A7 dalla casella 6. Questo elemento qua è un tassello molto importante per
per la comprensione strategica della posizione, e quel tassello qua, unito agli altri che abbiamo visto in precedenza, ci consente di formulare il piano strategico per condurci alla vittoria dalla posizione iniziale. Il piano strategico potrebbe, una volta compresa la posizione, è in un primo momento può obbligo con il piano alfiere H4, alfiere F2 a portare il re in A6. Una volta che il re in A6 gioco alfiere C5, obbligo l'alfiere nero a andare nelle caselle E5, F4, G3. A questo punto torno con l'alfiere in D8, obbligando il re nero ad andare in C6, a tornare in C6, e a questo punto, con la mossa, a seconda di dove si troverà l'alfiere nero, F5, G5, H4, guadagnerò un tempo per guadagnare l'opportunità di andare in A7 e riuscirò a vincere la posizione. A questo punto possiamo partire giocando, una volta noto il piano strategico, possiamo partire a realizzarlo sulla scacchiera. Quindi, prima fase, scusate che visualizzo il piano strategico, quindi prima fase porto con la manovra alfiere H4, cioè porto obbligo il re nero ad andare in A6. Prima fase primo pilastro del piano strategico che ci conduce alla vittoria. Una volta raggiunta quella posizione, gioco alfiere C5, obbligando il nero a muovere l'alfiere dalla casa H2, e quindi lui potrà andare su una delle tre caselle che l'alfiere gli riserva. Supponiamo che vada in E5. A questo punto facciamo il terzo pilastro del piano strategico, andiamo con l'alfiere in D8 tramite E7 D8, quindi andiamo con l'alfiere in E7, obbligando il re nero a tornare in C6. A questo punto realizziamo il quarto pilastro del piano strategico, proponendo la deviazione dell'alfiere dalla diagonale con guadagno di tempo. Quindi lui non può il nero giocare Re B6, deve spostare l'alfiere, e a questo punto riusciamo a guadagnare il tempo per andare in A7. E il nero non può far altro che consentirci di andare in A7. A questo punto può giocare re alfiere G1, può giocare alfiere 7, ma con alfiere F2 lo obblighiamo a perdere il controllo della casa B8 e promuoviamo a donna, raggiungendo una posizione vinta. Quindi adesso rivediamo dall'inizio lo svolgimento, che è comunque basato sulla formalizzazione sulla scacchiera dei quattro pilastri del piano strategico che abbiamo formulato dopo aver fatto un'analisi approfondita della posizione iniziale, estrapolando da essa tutto il contenuto strategico che era contenuto nella posizione. Quindi alfiere H4, alfiere B6 per controllare A6, alfiere C5 per impedire alfiere D6 che condurrebbe a un allungamento della partita, e obbligando l'alfiere ad andare in una delle case che ci consente la vittoria.
È chiaro che quel ricamo di mosse d'alfiere diventa molto chiaro una volta che abbiamo chiaro e esplicitato il piano strategico. Con oggi direi basta, spero che sia stato chiaro l'approccio dell'analisi strategica che ci ha condotto alla definizione del piano strategico, che ci ha condotto alla soluzione e che ci ha condotto alla vittoria dello studio che ci ha proposto Centurini nell'Ottocento. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Ciao!